Bentrovati a Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. In apertura, batteri e obesità. Identificati per la prima volta i batteri coinvolti nello sviluppo dell'obesità e del fegato grasso nei bambini. La scoperta riguarda il microbiota, ovvero l'insieme di microorganismi, alcuni miliardi in prevalenza batteri, localizzati nel tubo digerente, un tempo conosciuti come flora intestinale. Ed è frutto di un lavoro di ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Una scoperta rilevante, spiegano gli specialisti, perché apre la strada alla messa a punto di integratori specifici personalizzati a base di microorganismi, cosiddetti probiotici, che potranno essere utili per la cura di queste malattie. I ricercatori hanno scoperto che nell'intestino dei bambini obesi alcuni batteri sono troppo numerosi rispetto ad un soggetto sano, mentre per altri sono troppo esigue. Ci sarebbe una correlazione fra surriscaldamento ed epidemie. Il riscaldamento del globo espone l'Europa a una probabilità maggiore di epidemie stagionali e di febbre dengue. L'analisi è di uno studio svedese secondo il quale un clima caratterizzato da temperature mediamente più alte allarga l'area geografica normalmente a rischio per questa infezione e la finestra temporale per l'insorgenza di eventuali epidemie. La febbre dengue è una malattia infettiva tropicale ed è causata da un virus che viene trasmesso da una zanzara, la stessa di Zika. Lo studio condotto dall'Università di Umea ha calcolato il rischio di epidemie di dengue in Europa sulla base di un insieme di diverse previsioni sui cambiamenti climatici. La variazione della temperatura, che tende in media a salire, per i ricercatori ha un profondo impatto sulla capacità dei vettori di trasmettere l'infezione. E cambiamo argomento. Quanto costa la corruzione? La corruzione in sanità sottrae fino a 6 miliardi l'anno all'innovazione e alle cure dei pazienti e in un'azienda sanitaria su 3 il 37% si sono verificati episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, non affrontati comunque in maniera appropriata. Lo affermano i dirigenti delle 151 strutture sanitarie che hanno partecipato all'indagine sulla percezione della corruzione realizzata da Transparency International Italia, Censis ed AISPE Sanità RISSC. La sanità, afferma il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, per l'enorme giro di affari che ha intorno e per il fatto che anche in tempi di crisi è un settore che non può essere sottovalutato, è il terreno di scorribande da parte di delinquenti di ogni risma. Ad ogni modo, ha sottolineato Cantone, abbiamo comunque una sanità che assicura standard elevatissimi, ma va considerato che la corruzione abbassa il livello dei servizi. I tumori rari impongono una riorganizzazione. Diffondere informazioni su centri con esperienza nel trattare diversi tumori rari per far sì che al paziente sia garantita una diagnosi tempestiva che in molti casi cambia radicalmente le sue aspettative di vita. Insieme all'orientamento strategico della ricerca è questo l'obiettivo dell'Associazione Italiana Oncologia Medica e dell'Associazione Italiana Registri Tumori, che hanno presentato il rapporto 2015 dedicato ai tumori rari. In Italia nel 2015 ne sono stati diagnosticati 89.000, pari al 25% di tutte le neoplasie, ma la sopravvivenza a 5 anni per questi pazienti, spesso giovani, è del 55% inferiore rispetto a quella registrata nelle neoplasie frequenti, che è invece pari al 68%. Questa è la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, vi diamo appuntamento ad una nuova edizione aggiornata. Vi ricordiamo che nell'attesa potete comunque seguirci anche al nostro portale web di Benessere e Salute. L'indirizzo lo trovate alle mie spalle. Alla prossima!